15 dicembre 2018, siamo a San Nicola alla Strada, ci troviamo all'interno della Fondazione Casa Amore dove si tiene l'inaugurazione e siamo in compagnia di Alfonso Teti, il socio fondatore, che intanto ringrazio per essere venuto ai microfoni di Venne in TV e a cui giro la parola per poter presentare finalmente questa fondazione. In 300 secondi riepiloghiamo che cos'è questa fondazione, perché nasce e quali sono le sue finalità. Casa Amore è una casa, appunto una casa che va ad accogliere bambini e famiglie particolari e speciali che hanno difficoltà nel gestire le problematiche che questi bambini possono avere, essenzialmente derivati da problemi del neurosviluppo. Sarò molto più semplice nell'esprimermi. Ci sono tanti bambini che hanno necessità di integrare le terapie che normalmente vengono stabilite per loro dall'ASL, dall'assistenza sanitaria nazionale. Noi cerchiamo di dare un supporto per venire appunto a supportare le mancanze di tempo, essenzialmente, cioè le carenze di tempo. Noi vogliamo cercare di abbreviare i tempi per dare a questi bambini la possibilità di riabilitarsi nel modo migliore possibile ed avere il miglior supporto possibile. Ogni secondo perso con questi bambini è un secondo che non si potrà mai più recuperare, quindi ho una fissa, se la vogliamo così definire, una fissa che è legata al tempo. Noi dobbiamo correre per cercare di dare a queste famiglie e a questi bambini delle risposte concrete e reali. Quindi questo è un primo momento, un momento di partenza durante il quale stiamo cercando tutti di essere molto più compatti e vicini per creare poi invece quello che dovrà essere un progetto futuro molto più solido, molto più importante dal punto di vista anche economico, che sarà la realizzazione di una struttura residenziale capace di ospitare un certo numero di bambini, ragazzi, ma poi chiaramente adulti per il dopo di noi, perché il problema più grande delle famiglie che hanno delle problematiche con bambini con questo tipo di disabilità è quella di pensare a blindarli per il futuro, quindi la certezza e la garanzia che i propri figli anche successivamente alla loro dipartita possono in qualche modo essere sostenuti sia emotivamente ma chiaramente anche economicamente per sempre. L'unica difficoltà che avremo in questo progetto, e per questo ci vuole l'aiuto di tutti, è che una volta presa in carico una responsabilità nei confronti di un bambino la dobbiamo portare avanti per tutta la vita, quindi dovremo stare molto attenti a dare quelli che saranno supporti, ma non momentanei e basta, ma che potranno accompagnarli per tutta la vita. Quello che noi chiediamo non è di fare obbligatoriamente delle donazioni in denaro, ma anche donare il proprio tempo nell'organizzazione e nel supporto verso questi bambini e queste famiglie, per noi già è importante. Bisogna che ognuno di noi decida della sua vita cosa ne vuole fare. Se vuole dedicare anche un solo secondo a delle problematiche di tipo sociale o delle problematiche come questa, che sia un solo secondo, va bene ugualmente, ma che sia costante e sempre, e sia un impegno certo. C'è una cosa che va certamente sottolineata, e cioè che la Fondazione Casa Amore non ha alcun fine di lucro e soprattutto non gode di alcun tipo di beneficio da parte degli enti comunali, regionali, statali. Sì, diciamo che questa è la cosa più importante che a volte io trascuro perché lo do per scontato. La Fondazione Casa Amore non ha assolutamente nessun tipo di supporto a livello di contributi istituzionali o statali, che dir si voglia. Noi puntiamo essenzialmente su quello che sono, essenzialmente su quelle che sono donazioni private e raccolta fondi private. Oltre questo tutto quello che verrà è veramente ben gradito, ma non ci puntiamo assolutamente. Bene, e allora questo è il motivo per il quale avete visto per tutta la durata dell'intervista l'IBAN a cui poter donare anche solo 5, 10, 15, 20 euro, perché sono tante gocce che creano un oceano. Sicuramente, e poi avere l'attenzione massima a quello che è il nostro progetto, questo ci interessa ancora di più.